Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città. Si sono impadronite delle nostre vie, riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti, tutti. Io non sono mai stato uno da mezze misure, da compromessi, e anche questa volta non ho fatto nient'altro che passare dalla fase paure e timori alla fase immunità emozionale, che non è mancanza di empatia, è semplicemente un modo di affrontare la situazione, cercando di farmela scivolare addosso. Quindi anche questa volta, come ho fatto per tutta la vita, non ho fatto nient'altro che indossare un'armatura, questa volta bianca, che però non andava a finire nel cestino delle cose infette alla fine del turno, ma mi restava addosso. Mi restava addosso per aiutarmi a gestire la situazione. La mia più grande paura sarà quando finirà tutto questo. Cosa mi resterà, cosa mi porterò dentro, e necessariamente avrò bisogno di un aiuto esterno, che può essere quello dei colleghi, quello degli amici o, nel peggiore dei casi, qualcuno che professionalmente gestisca queste cose. Questi sono stati mesi molto particolari, combattuti davvero tra la voglia di chiudersi in casa e quel desiderio totalmente opposto di uscire a fare la propria parte. Però è proprio in questi mesi che ho provato quel senso di paura che prova a soffocarti mentre chiudi l'ultimo pezzo della cerniera di quella tuta bianca. I momenti che ricordo di più, quelli nei quali stavo per entrare da solo nelle case delle persone che chiedevano aiuto. Ho sentito nell'animo quella solitudine di chi lascia alle spalle il proprio equipaggio e si avvia verso qualcosa di invisibile, no? Verso qualcosa che non conosce. E proprio in questi attimi di solitudine ho riscoperto il valore di un gruppo unito, il valore della presenza di ognuno dei miei compagni di squadra, gli stessi con i quali poi ho sempre condiviso ogni intervento. Oggi più che mai è la forza del gruppo che ci ha sorretto, ci ha spinto a non mollare, anche quando tutto diventava veramente man mano più difficile. Essere insieme ci ha aiutato a non arrenderci, a darci una pacca sulla spalla e a farci dire ad ogni servizio: davvero ora tocca a noi, senza se e senza ma. So sul rago non si ferma. Questi mesi che stiamo vivendo saranno anche i miei ultimi mesi da soccorritrice. In mezzo a tanto dolore, il virus mi ha dato una grande opportunità, quella di tornare a vivere l'associazione appieno in un modo in cui altrimenti non mi sarebbe mai stato possibile fare. Io spero che il mio percorso futuro come medico sia caratterizzato da tanta umanità e tanta consapevolezza. E questo lo devo anche a tutte le persone che incontro qui ogni giorno, ai miei colleghi, ai pazienti che soccorro, a tutto quello che sono riusciti a trasmettermi e a insegnarmi. Quello che ricorderò di questo periodo saranno i sorrisi e le battute scambiate dietro le mascherine, gli sguardi a volte un po' spaventati e soprattutto la sensazione di questo abbraccio distante in cui mi è sembrato di poterci stringere ancora più forte, più uniti contro qualcosa di invisibile che però ci ha fatto riscoprire tutti un po' più umani.